ad Enrico Ruggeri, che tra le altre cose, io so, gioca e anche bene nella nazionale dei cantanti, gioca a calcio. Allora, visto che noi una palla qui ce l'abbiamo, allora facci vedere un po' che cosa sai fare. Ma questa rimane lì? No. Cioè dovrei portarti dietro? No. Però è divertente. Allora. No, comunque, sì, sono molto fiero di far parte di un'iniziativa del genere. 5 miliardi in 5 anni di beneficenza, divertendoci e non facendo i soliti maxi concerti dove intanto si promuove la propria immagine. E noi abbiamo fondato anche un'associazione che si chiama Bambini in Pericolo, con la quale stiamo lavorando molto, stiamo facendo molte partite, stiamo dando all'ospedale Gaslini di Genova la possibilità di costruire un impianto per il trapianto del midollo spinale che salverà 500 bambini all'anno. E perché c'è da dire che quando loro, questo va detto, che quando loro si esibiscono negli stadi in tutta Italia, il ricavato è completamente donato ad associazioni benefiche, in questo caso al Gaslini di Milano. Devo dire anche che la nostra è una struttura molto agile, che molto spesso è arrivata dove lo Stato non era riuscito a arrivare per le sue lungaggini, quindi siamo contenti di essere di questa partita. Va bene, complimenti. È arrivato il momento di sottoporti però alle domande del nostro pubblico. Sei pronto? Bene, siamo qui pronti con i ragazzi che si sono preparati tutta la settimana su Enrico Ruggeri. Avete studiato? Eh? Bene. Vita, morte e miracoli. No, vita e miracoli, pardon, di Ruggeri. Scusatemi, non fate. Bene, passiamo subito alla prima domanda. Come ti chiami? Luigi. Bravo. Sappiamo tutto comunque su Enrico Ruggeri, infatti io, la mia domanda, la mia domanda... Aspetta, il microfono è il mio, tu sei fermo. Allora, va. La mia domanda infatti era quella, che dopo Sanremo Enrico Ruggeri ha fatto una tournée durata 3 mesi con un'orchestra di 35 elementi. Ecco, io vorrei sapere da Enrico qual è stata, diciamo, qual è il significato per lui di questa esperienza? Fine? Sì, sì. Ma tanti significati. Prima di tutto dimostrare che non c'è più una demarcazione netta tra la musica cosiddetta colta e la musica cosiddetta leggera. Io ascolto molta musica classica, i ragazzi dell'orchestra quasi tutti avevano a casa un mio disco e quindi erano contenti di vivere il concerto, di vivere questo approccio col pubblico così diverso. E poi in un periodo in cui generalmente tutti i suoni vengono delegati a tastiere, campionate, quindi a delle riproduzioni, siamo stati molto contenti di lasciarci avvolgere da questa massa sonora così diversa e poi siamo stati i primi a farlo. Contento? Soddisfatto? Passiamo alla seconda domanda. Chi c'è? Una femminuccia, una femminuccia. Allora. Come ti chiami? Comincia ridendo. Guendalina. Bene. Sta benissimo questo nome. Senti, tu sei tra i cantanti italiani? No, guarda lì, guarda. Vendalina non svenire, mi raccomando. Animo, animo. Più disponibili a collaborare con i tuoi colleghi? C'è un artista straniero in particolare col quale vorresti collaborare? Beh. Ma devo dire che già in Italia c'è molto materiale umano per poter fare queste cose. Poi io credo che le collaborazioni debbano necessariamente nascere da dell'amicizia e quindi è molto difficile per un italiano venire preso in considerazione da un artista straniero. Però se parliamo di sogni, mi piacerebbe lavorare con Elvis Costello e Tom Waits e con Allora, a questo punto, Gegè, ti stanno trattando perché? Malissimo, che ti hanno fatto? No, che io vorrei che sapere fatto perché questa volta. Perché? Io faccio riscrittore qua, non si è mai visto nella storia della televisione che uno intervistando un cantante dice vita, morte e miracoli. Ma quando mai? E vai via. Va bene. Enrico Ruggeri, scusalo. Allora, signore e signori, Enrico Ruggeri eseguirà Poco più di niente. Thank you.
non ne voglio questa sera. Lo so, vado a dormire presto, oppure salto il pasto e scappo via. E tu, che non mi chiedi niente, che stai in cucina. E tu, nemmeno mi rispondi, oramai non ti offendi neanche più. E non mi guardi mai, ti vedo e non ci sei. Poco dolore, molto rancore, stiamo pensando forse a un vecchio amore. Non c'è più l'ombra di un sorriso, abbiamo già deciso, e si separano gli sguardi, abbiamo fatto tardi, ma qual è stato il momento e perché tutto si è rotto dentro, ma qual è stato l'istante perché non c'è rimasto poco più. La pettinatura, però sai che non si torna indietro, che non si aggiusta il vetro rotto in due. Amore, solo per abitudine e stanchezza, cos'è? È solo un'interiezione, piccola ribellione a questa età. Troppi momenti in cui solo l'invidia altrui ci fa fermare, ci fa restare, mentre la mente se ne vuole andare. E si dimentica il passato, quello che è stato è stato. E si separano le mani, siamo così lontani, ma qual è stato il motivo per cui niente rimane vivo, ma qual è stato l'istante perché non c'è rimasto poco più di niente, niente. Direi che è venuto il momento di fare un po' di presentazioni, perché cosa sarei io senza gli Champagne Molotov? E inizio presentando quella che i giornalisti musicali colti come Peppe Nidetti definirebbero sezione ritmica, che è anche un po' il nostro vanto dal punto di vista estetico, essendo composta da Luigi Fiore, yeah, e da Renato Meli. Famoso slogan, chi vota Ruggeri vota donna, abbiamo anche noi una presenza femminile in Stefania Schiavone.
dedicato al minerale che preferisci, che come potete intuire è naturalmente il petalo, il nostro guitar hero Luigi Schiavone. Sue mille tastiere e i suoi mille problemi, mister Alberto Rocchetti.